Un nuovo video pizza. No, ma questa pizza qua è troppo speciale. Questa è una pizza particolare. Buonasera. Vai a trovare. Eccoci qua, Paquito, MasterChef pizza napoletana integrale. Farina integrale con lievito madre, specifichiamo che già abbiamo fatto il video, vero Paquito? Sì, sì. Del lievito madre, vi lasciamo il link in sovraimpressione, vi abbiamo spiegato come si fa e adesso facciamo proprio la pizza, perché io sono venuto proprio apposta come mangiare la pizza, Paquito, quindi me la devi fare. Tanti gusti come la sai fare tu, che gusti ci fai? Facci sentire. E vi faccio. Allora, melanzane rossa con melanzane. Bella. Bianca con zucchine. Bellissimo, ti ha preparato le verdure. Rossa con funghi. Con funghi. Champignon. Ah, e con margherita. Con i friarielli? Con i friarielli, quando non mi fate? Abbondiamo, Paquito. No, è 2-4, non potremmo fare. Ok, che no, ci sta? Quanto c'ha? Si divide per 4 la vita. Ah, tutti quei conti che fai tu precisi, giustamente. Friarielli? Mamma mia, come sono buoni i friarielli. Guardate, guardate, guardate che pasta. Pasta bella compatta. Compatta? Ah, bellissima. Eccola qua, su un bel tagliere. Quindi questa noi non la facciamo molto alta, perché a voi non piace. No. Però come, piace... se la preferite più alta, mettete un po' di pasta. No, a me piace bella, diciamo, non sottile né troppo doppia. Però deve essere non pantosco. No, non è croccantina, mi piace, insomma. No, io non prendo il mattarello, allora è pezzarello. Perché un pezzarello, vedi? Fammi mattarello. No, perché non viene il cornicione bello. Ma scusa, ma non viene mai sottile se lo la fai con mattarello, vai. Vieni. Questa è la pomarola che ha fatto Patrizio e Rosy. Salsa fatta in casa, se volete il video, vi facciamo il video pure della pomarola fatta in casa. Ma dovete mettere un pollice su, è vero Paquito? Fai il pollice su. Like per Paquito MasterChef Pizza. E vi facciamo anche il video della pomarola della salsa nella bottiglia fatta in casa. Bellissima, sta pasta, guardala com'è bella elastica. È favolosa. E qua nel frattempo faccio delle verdure che abbiamo fatto semplicemente spadellate. Melanzane e zucchine. Sì, ma cotte pochissime. Cotte pochissime, che poi nel forno fisco. Poi ovviamente voi potete fare le verdure che volete voi, peperoni. Muoverà la mano, se no facciamo una buccia di fiori in diretta. Perché che è successo? A mai già questa cosa. E invece, ma a mano ne deve essere. Perché no? Perché non ci riesce a prendere troppo. E che fa? Ma che? La piglia in due. In due? Oh, mamma mia, ma che mamma l'esercito. Piace, ma fa? Che fatto, sai che? Ma l'olio sotto l'hai messo? No, senza olio sotto. Senza olio? E non si attacca? No, non si attacca. Sicuro? Sicurissimo. Wow. Già sperimentato. Wow, favoloso, Paquito vi dà troppi segreti, è troppo MasterChef pizza. Ecco qua. Non fate caso a me, sto allora raffreddato. Allora io faccio un'altra cosettina, guarda. C'è un po' schifo. Due salsicciotti, come fate pizza io? I salsicciotti, wow. In modo che dividiamo. Ah, hai fatto dei gusti, è la cosa bella questa qua. Che Paquito fa quattro gusti. E li divide facendo questi salsicciotti, è vero? Sì. Perché sennò ci sta qualche gusto senza sugo. Certo, va a finire il gusto qua, qua. Ecco, in mezzo là, una croce, uno qua e uno di là e vi dividete i gusti. Guardate. Questo sughetto. Mettiamo un po' di sale nei sughetti. Non molto, vero? Che già Rosy quando l'ha fatto, ce la mi sono fatta. Va bene. Tre gusti col sugo. La pomarola con. Pomarola. E uno bianco. Perfetto. Lo divide proprio in modo preciso, Paquito, no? Guardate. Qua mettiamo le melanzane con le zucchine. Bianca con zucchine. Solo zucchine? Zucchine e prosciutto. Ah, ecco, va bene. Zucchine, prosciutto, tutto mozzarella. Ah, va bene. Provo. E anche un po' di formaggio grattugiato. È logico, sì. E mo qua ci mettiamo pure i funghetti. Prosciutto cotto, mi fumo. Ecco qua, abbiamo messo anche un po' di parmigiano,
pronta per infornare, poi la mozzarella la mettiamo dopo. Un filo d'olio, ce lo mettiamo un filo d'olio. E mettiamoci un poco di olio extravergine d'oliva. Sì, ci vuole proprio. Poi... ovviamente i gusti li decidete voi, però sta cosa dei quattro gusti è spettacolare. Vero Molly, a che vuole venuta Molly? Adesso la dobbiamo infornare. La dobbiamo infornare, certo. Io la metto 7-8 minuti sotto e 7-8 minuti su. Va bene, andiamo, inforniamo. Forza. Ma quando la passate sopra, mettete la provola. Ah, perfetto. E me infornagna. No, pizza spettacolo. Da qua l'abbiamo sfornata un attimo, perché adesso ci mettiamo tutta la provola sopra. Guardate com'è bella, è bellissima. E adesso ci mettiamo tutta la provola e la inforniamo giusto 3-4 minuti per far sciogliere la provola. Le patatine dove stanno? Le patatine. Ho fatto anche la pizza con le patatine, Nancy. Ecco, sei arrivata giusto in tempo. Ecco qua la provola, Molly è stata spettatrice di tutta la registrazione. Provala un po' dappertutto, veramente la devi fare un po' più piccolina, ma vabbè. Hai fatto proprio panduschi. Bella. Grande, grande. Adesso la andiamo a infornare di nuovo e poi ve la facciamo vedere quando è pronta. Ancora, Foghi, quando la provola? E poi, bene, poi ce la mangiamo pure, facciamo vedere pure l'assaggio, no? Che noi siamo sinceri. Se è venuta buona, è bene. Se no, battimmo a pacchito se non è venuto. Siamo sto scherzando. Inforniamo. Wow, che meraviglia. Margherita con mozzarella, zucchine e prosciutto, con i funghetti, con le melanzane, troppo buona pizza spettacolo. Che buona, che bella. Adesso la tagliamo. Taglio, Paghito, mi dai permesso? Dai, dai. Tipo la torta degli sposi, sa? Mamma mia, che bella croccantina. Come piace a noi, Nancy, croccantina, croccantina. Ah, bello, sottile e croccante. Sì, mi sì. Piace. Ecco qua. Quale vuoi tu? Io voglio uno di tutte, ovviamente. Tutte. Tutte quante. Questa è troppo bella, mi tanto. Questa con le zucchine. Ma tanto non le assaggiamo sempre tutte. Iniziamo a mangiare queste qua. Siamo pronti? Via! Io mangio prima quella con le melanzane perché è la mia passione. Buonissima. Troppo buona. Allora, con le mani. La pizza si mangia con le mani, Paghito. Mi dispiace contraddirti, com'è? Buonissima come sempre, la fai sempre spettacolare. Troppo buona, Rosy, com'è? Buonissima, bravo, Paghito, complimenti per la trasmissione. Sono buono. Sì. Anda come sei. Anda come sei carino? Vi mandiamo un bacio grande, adesso ci mangiamo tutta la pizza. Paghito, metteteci un pollice in su. Ma devono mettere il pollice in su. Ma vada a me. Se lo merita, Paghito. Un bel pollice in su a Paghito. E ci vediamo con il prossimo video. Ciao, ciao. Paghito. Ciao, ciao. Un pollice in su per cacciare. Che cosa? Che significa? Significa pollice in su, com'è? Che significa mettiamoci il pollice in su? Che c'è un sotto, c'è una parte se te l'hai. Pollice in su. Mi piace. Mi piace, like. Vuol dire che è piaciuto, capito? Ho capito, è un po' di inglese lo mastico. Lo mastico, non mastico solo pizza, mastico pure l'inglese, ragazzi. Vabbè. Ciao. Come? Ho cattato giù il pollice. Ho cattato giù il pollice in su. La filosofa ha letterato, sta scandalizzando. Chi è? La filosofa. Ha letterato. Non la posso riprendere, sennò mi sgrida. Madonna mia. Rosy, dai un salutino. Ciao. Ciao, letterato. Ciao. Nancy, solo la pizza. Ma Nancy, e chiedi Rosy? Ciao, ciao.